La vedo dura a fare il video oggi. Allora, ci proviamo. Allora, sappiamo che il priore del convento fece richiamare Leonardo, lo fece rimproverare. Perché? La storia ufficiale, le cronache, ci riportano un aneddoto strano sul cenacolo. Cioè, il priore, padre Vincenzo Bandelli, Bach. La storia ufficiale narra di un aneddoto strano. Padre Vincenzo Bandello, il priore, il frate domenicano, priore del convento di Santa Maria delle Grazie, fa richiamare Leonardo, lo fa rimproverare dal committente, il potente duca di Milano, Ludovico il Moro. E questo richiamo è pesante. Questo richiamo è comunque umiliante perché c'è questo committente che stima Leonardo, ammira Leonardo, gli dà lavoro, lo paga, lo fa rimproverare. Si dice perché, l'aneddoto dice, perché non finiva il dipinto. Non lo finiva e mancavano però solo due cose, due volti, il volto di Giuda e il volto di Gesù. Allora il dipinto è immenso, è grandissimo, è bellissimo, d'una difficoltà, d'un virtuosismo da brivido, cioè dentro al convento, al refettorio, lui ha, il priore, il privilegio di avere il dipinto, probabilmente uno dei dipinti più belli del mondo, di tutta la storia dell'umanità, ma si lamenta perché mancano due volti e non li finisce. Con la pittura a olio, come ha fatto Leonardo, non era nemmeno, non sporcava nemmeno, non era un problema. Qual era il motivo vero secondo voi? L'aneddoto dice che Leonardo si giustifica dicendo che per la bellezza del volto, la complessità delle sfumature psicologiche che poteva avere il volto di un dio in quel momento così particolare, aveva fatto fatica a trovare il modello difficile, cioè un ragazzo, un uomo che incarnasse quelle caratteristiche. Allora era un volto difficile. Invece, per quello di Giuda, l'era riuscito a trovare, perché aveva deciso che, viste le circostanze, forse il volto del priore era perfetto per il volto di Giuda. Quindi Leonardo sente di essere tradito di essere stato tradito dal priore, perché lo porta in questa sorta di rimprovero da parte del duca. Allora, a me questa cosa mi fa pensare. Se tu ti senti tradito e metti Giuda col volto di questa persona, chi è Gesù secondo voi? Aggiungo qualcosa all'ipotesi, alla supposizione. Salai, Gian Giacomo Caprotti, compagno di vita di Leonardo, giovane delinquentello, è ritratto nei panni del San Giovanni. Quindi il San Giovanni, quello di fianco a Gesù, quello vestito come, con i colori come Gesù, è Salai, ha i tratti somatici del Salai. Quindi secondo voi chi è che avrebbe voluto o che ci ha provato o che lo ha fatto di ritrarsi con il proprio volto nei panni di Gesù? Chi si sentiva di dover essere di fianco al suo amato, al discepolo che Gesù amava e al discepolo che Leonardo amava? La mia supposizione ve l'ho già detta, ve l'ho già fatta capire. Per me questo è il motivo per cui è stato richiamato, non perché non finiva due volte, ma questo la storia ufficiale non lo riporta. Le storie ufficiali sono censurate, modificate, cambiate, adattate. Succede tuttora, figuriamoci nel 1500. Mancava il volto di Gesù secondo voi? O quel Gesù aveva o somigliava troppo a chi? La mia supposizione, e non me lo toglie dalla testa nessuno, è che il motivo per cui padre Vincenzo Bandello, il priore, abbia chiamato, abbia fatto rimproverare vivacemente Leonardo,
sia questo, e non il fatto che mancavano due volti e non finiva più e non finiva il dipinto. Forse il Gesù del Cenacolo somigliava troppo a Leonardo. Vestito uguale al San Giovanni, che era Salai. Detto questo, andremo a vedere tutte le stranezze che sono successe intorno al Cenacolo, con prove documentarie. Se la supposta vi è piaciuta, chiedetemene altre, mettete like, condividete, iscrivetevi al canale YouTube, fate come vi pare. Ciao!